un'operazione importante è quella della pulizia della pistola. Un'operazione che potreste anche essere diciamo, costretti a fare anche durante la lavorazione, perché può capitare che ci sia dello sporco all'interno dell'ugello. Bisogna sempre lavorare con la vernice filtrata, con il prodotto pulito. Probabilmente siete anche più bravi di me, ma in cantiere, quando c'è tanta polvere, quando è difficile che tutto sia perfetto, vi può capitare dello sporco all'interno della vernice, anche durante l'operazione di caricamento. Quando avviene questo, alle volte uno degli inconvenienti che si verifica è una spruzzatura non omogenea, quindi una delle cose da fare è quella di provare a pulire la pistola e ricominciare a spruzzare. Pulire la pistola è un'operazione non complicata, bisogna usare il solvente giusto per il prodotto che state usando, la smontiamo, togliamo la guarnizione che non serve, versiamo del diluente dentro la pistola, non c'è bisogno di farla, di utilizzarla utilizzando l'aria compressa. Generalmente non lo faccio perché spruzzare il diluente produce molti vapori. Scusiamo e facciamo uscire la vernice che è rimasta incanalata all'interno del condotto lentamente. Dopo un po' vedremo che il getto diventa molto più forte perché ovviamente esce il sorbente. Ecco qua. Adesso abbiamo all'interno del serbatoio del diluente molto sporco perché comprende tutte le parti del serbatoio che sono state lavate. Questa parte di solvente non ci può essere più utile per pulire la pistola e versiamo dell'altro solvente. Ve ne accorgete anche dalla colorazione che diventa via via sempre più trasparente. Utilizzare prodotti a solvente rende le operazioni di pulizia più semplici. Questo perché il solvente scioglie molto di più di quanto faccia l'acqua con gli smalti all'acqua. Dopo aver fatto passare la quantità di solvente bisogna comunque smontare i vari pezzi della pistola e pulirli bene all'interno. Quando utilizzerete prodotti che sono diluibili con la nitro, con diluenti poliuretanici, con diluenti sintetici o l'acquaraggio come questo, l'operazione di pulizia è più veloce. Dicevo, con gli smalti all'acqua, con le pitture è un po' più lenta, per cui una volta che abbiamo smontato tutte le parti della pistola, uno per uno puliremo ogni pezzo, soprattutto facendo bene attenzione ai condotti, alle parti dove passa la vernice, con della carta, con uno straccio, un bevuto di solvente. Montiamo quindi la pistola in ogni sua parte, il cappellotto, il gel, che a questo punto non sono sporchi di vernice, e poi lì non smontiamo oltre perché non c'è bisogno di smontare l'ago, grilletto, ugello, cappellotto perché ovviamente voi mi siamo ugello e serbatoio. Utilizzando della carta bevuta di diluente puliremo tutte le parti che sono rimaste. Una parte molto importante sono le chiusure del tappo del serbatoio, perché come abbiamo già detto l'essere ermetico, la chiusura del serbatoio è una delle cose più importanti e spesso è causa dei malfunzionamenti o del funzionamento non perfetto. Una delle prime cose che si va a controllare è proprio questa, anche lo spazio che c'è di fuoriuscita dell'aria, che è una delle parti che se la pistola viene utilizzando questa guarnizione succede meno, è un accorgimento molto importante, ma l'essere libero il condotto dell'aria garantisce un buon funzionamento della pistola.
schiaccia il head. E voilà, la pistola è tutta.